Io sono sicuro che lui saprà attuare quella nuova moralità della politica che noi abbiamo introdotto scendendo in campo nel 94, che non è soltanto ovviamente la moralità del non rubare, ma è la moralità del fare, è la moralità di mantenere gli impegni che una forza politica con i suoi candidati assume rivolgendosi agli elettori durante la campagna elettorale e facendo delle promesse. Le promesse che noi facciamo vengono da noi sempre e saranno sempre mantenute. Questo succede in Italia. È così che il premier Silvio Berlusconi, approdato ad Olbia per sostenere la coalizione di centrodestra, ha lanciato il suo figlio al prodigo, settimo inizio alla conquista della fascia tricolore. Trascinatore, a torto a ragione come sempre, il premier ha colto l'occasione rappresentata da questo breve abbraccio con i suoi sostenitori olbiesi per parlare di politica e di promesse. In primo luogo la Sardegna avrà presto Parlamento permettendo un suo rappresentante nel governo. Si tratta di Mauro Pili, che verrà promosso a sottosegretario. Pili avrà un ruolo importantissimo perché dovrà occuparsi di insularità e continuità territoriale. E poi Olbia-Sassari, i fondi FAS ci sono, il CIPE non li ha deliberati per un problema burocratico. Olbia-Santa Teresa, il finanziamento è stato attuato, mancano 30 milioni di euro, 5 invece di milioni ne mancano per lo spostamento della stazione ferroviaria. Berlusconi si è dunque impegnato a trovare queste mancanze. E ancora, caro Traghetti e Meridiana Fly, per entrambe le questioni presto si attiveranno due tavoli separati. Quello per la compagnia aerea sarà attivo già da martedì prossimo. Quanto alla politica nazionale, Berlusconi ha annunciato la riforma della giustizia e quella del sistema tributario. I missionari per il governo del paese, i missionari per la nostra bellissima, straordinaria città.